applicatrici meccaniche, meccatroniche ed elettroniche. Fondata nel 1770 dal maestro di chiavi Matteo Bianchi, nel secondo dopoguerra Keyline è passata da realtà artigianale ad azienda familiare. E oggi, all'ottava generazione e forte di una storia plurisecolare, è leader nel settore, con una produzione di oltre 50 milioni di esemplari all'anno. La chiave, di fatto, è un prodotto quasi banale, no? Un pezzo di ferro che ci sta in tasca, ma in realtà non è così, è invece un oggetto molto complicato. Noi dobbiamo pensare che, per esempio, all'interno dell'Europa ogni paese ha i propri profili, mentre per esempio noi andiamo in uno stato grande come l'America e hanno 4-5 profili in tutto. Quindi è molto molto complesso. Di solito le persone che vengono a lavorare qui all'inizio dicono: ma sì, tutto sommato è un pezzo di ferro che abbiamo in tasca. E poi man mano che entrano nella complessità dell'azienda se ne innamorano. Adesso entriamo nella produzione, nella fabbrica proprio, no? nel cuore delle aziende. Perché? Perché la fabbrica è da dove parte tutto, la nostra fonte di ispirazione. Allora, siamo appena passati dalla fabbrica delle chiavi alla fabbrica delle duplicatrici meccaniche, meccatroniche, elettroniche, e quindi dalla old economy, se abbiamo visto appunto il metallo, il rumore, quindi tutto ciò che rappresenta una fucina, il significato è proprio quasi ancora meccanico, e qui la new economy, quindi tutto ciò che è il mondo dell'elettronica, del digitale, no? Quindi il futuro. Però il futuro non può esistere senza la storia del nostro passato, e quindi sono due mondi diversi, quello della chiave e della duplicatrice, che però lavorano in sinergia, camminano parallelamente. Questi due anni di pandemia ci hanno insegnato a tutti che è fondamentale saper usare certi strumenti. Però non dobbiamo dimenticare quello che è per noi, consideriamo la sicurezza e quindi la chiave meccanica, piuttosto che il controllo. Perché quando io entro in una camera d'albergo, nel momento in cui ho una chiave meccanica o devo proteggere una stanza con dei documenti, uso una chiave meccanica. Perché nel momento in cui viene spaccato lo stampo di quella chiave diventa induplicabile, e se viene duplicata vuol dire che chi ce l'ha in mano l'ha data per duplicarla. Mentre la chiave elettronica in un albergo o in qualsiasi altro contenitore diventa solo un sistema di controllo, è un algoritmo, ma un algoritmo posso anche arrivare a individuarlo, ed è per questo che noi lavoriamo con i servizi segreti piuttosto che in Scotland Yard, e in certe dinamiche ci viene chiesta solo e unicamente la chiave meccanica. Abbiamo visto la fabbrica, abbiamo visto uomini e donne, perché nella nostra azienda siamo passati dal 18% al 40% di presenza femminile anche in fabbrica. Ci sono donne che hanno fatto carriera in fabbrica, e questa è una cosa della quale sono molto orgogliosa. Noi abbiamo preso un certificato conciliazione lavoro e famiglia ancora 12 anni fa. Sulla parità di genere per noi è un elemento fondamentale. Abbiamo un codice etico: chi entra a lavorare in questa azienda firma un codice etico di rispetto proprio del genere e delle diversità in generale. Quindi dalla fabbrica siamo passati a questa showroom, dove viene rappresentata tutto il lavoro delle persone che abbiamo appena visto, quindi le nostre duplicatrici e le nostre chiavi. Una chiave che è un oggetto banale, no? Un pezzo di ferro che noi abbiamo in tasca. Però è anche vero che adesso, a 60 anni, è un oggetto che ci sta in tasca, che ci permette di aprire. Però la prima volta che mia madre mi ha dato le chiavi di casa o le chiavi della macchina, questa cosa qui ha rappresentato la libertà.
Ecco, ed è questo proprio che tuttora mi affascina. Mi affascina perché nel momento in cui noi produciamo una chiave viene consegnata a una persona, in quel momento gli diamo la possibilità o di entrare o di uscire da una macchina, da un oggetto. E quindi quando noi consegniamo una chiave a un ragazzo o a una persona adulta, noi stiamo dando a questa persona la possibilità di potersi proteggere o di potersi aprire verso il mondo. E quindi io continuo a essere affascinata da questo oggetto. È anche vero che adesso usiamo molto per aprire le case le app dei telefoni, e noi anche da questo punto di vista ci stiamo lavorando, perché sicuramente il futuro va visto ovviamente con gli occhi delle nuove generazioni. Perché un museo? Perché in mezzo a una fabbrica? È il nostro passato, la nostra storia. Io mi commuovo tutte le volte che vedo i miei collaboratori, operai o impiegati, che vengono qua a ispirarsi. L'ufficio tecnico spesso viene qui proprio a prendere ispirazione da quello che è il nostro passato. Noi abbiamo oltre 2000 reperti storici, e pensate che il problema è stato trovare le chiavi fatte dalla famiglia Bianchi. Perché? Perché di fatto non esisteva il concetto di archiviarle per farne un domani un museo. Anzi, erano proprio, scendevano da Cibiana di Cadore, da questo paese in mezzo ai monti, scendevano per scambiare, per venderle a Venezia, e soprattutto per scambiarle con gli altri produttori di chiavi, a tal punto che qua potete proprio vedere, abbiamo il primo catalogo europeo fatto da Prospero Bianchi nel 1920, che racconta proprio, pensate un po', Prospero Bianchi, Cibiana di Cadore, questo paese in mezzo al nulla, aveva la terza elementare, però alla grande intuizione, quindi l'internazionalizzazione, che è un concetto molto, molto, molto caro ai family business. Quindi lui, terza elementare, decide di fare un catalogo, il primo europeo. E io la trovo una cosa grandiosa. Suo figlio dice: ma io devo fare qualcosa in più di mio padre. Se mio padre è riuscito a fare un catalogo europeo, io che cosa posso fare? E lui cosa decide di fare? Lui decide che il catalogo va bene, ma lui le deve andare a vendere. E quindi lui scendeva da Cibiana di Cadore, quando c'era la neve, a piedi, in mezzo alla neve, arrivava a Valle di Cadore, prendeva la corriera, arrivava a Cortina c'era il treno che lo portava a Lienz, a Vienna, e lui andava a vendere le sue chiavi all'estero. E quindi qua non potevamo che non raccontare la storia, che è una storia certamente di una famiglia resiliente. La resilienza ed è una cosa che a me ha sempre molto stupito, perché questa è rimasta l'ultima famiglia al mondo che continua a fare lo stesso mestiere. Gli altri hanno venduto, hanno fatto, sono entrati magari in multinazionali. E invece questa famiglia che resiste, no? che magari hanno dei brand diversi, ma che è la capacità del saper fare, che è una cosa estremamente importante in un family business, perché io che provengo anch'io da un family business, la mia famiglia faceva cucine industriali, mio nonno è iniziato nel 1920, beh, che cosa si tramanda a un figlio? Che cosa tramandi? Che cosa puoi dare a un figlio? Io credo che più che lasciare un'azienda o delle azioni o delle proprietà, quello che tu puoi lasciare a un figlio sono soprattutto la capacità del saper fare, la capacità soprattutto di sapersi rialzare nei momenti di difficoltà. Io lo definisco così da sportiva come sono una maratoneta, una surfista, identifico sempre il nuoto controcorrente. Quindi la fabbrica, il successo che noi viviamo, non è mai un successo definitivo, ma è come prendere l'onda. L'onda la prendo se sono capace di nuotare e se sono resiliente nella fatica, nel saper poi ad aspettare l'onda giusta. E io credo che è questo il vero passaggio generazionale, ma soprattutto il passaggio generazionale non è solo ai nostri figli, e io sono madre di 6 figli.
Non è questo il passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è soprattutto con gli uomini e le donne che abbiamo appena visto in fabbrica, con i nostri operai, insegnare un mestiere, insegnarlo alle nuove generazioni e fare in modo che qualsiasi persona con i capelli bianchi, che ha magari 30 anni di esperienza in quella fabbrica, possa insegnare a una nuova generazione quello che ha imparato con le mani, il famoso saper fare.